vedo tanti giovani in sala e penso che se vogliamo cambiare la mentalità della società in media dobbiamo essere noi i primi a volerlo fare. Ecco, ora è il turno proprio di un giovane, del responsabile dei giovani democratici, del responsabile delle politiche di genere, dell'ITCP, dei giovani democratici della provincia di Cagliari e dei Cusco. Grazie per il saluto. Ecco, dopo questo video è un po' difficile riprendersi. Io penso una cosa molto molto semplice, che rispetto ai diritti civili in Italia, rispetto ai diritti delle persone deboli, deboli perché il nostro Stato le crea deboli, non mi piace chiamarle diverse, non ci si debba arrendere alla storia. Se noi ci rendessimo alla storia, per questo storico che il nostro paese sta portando avanti adesso, nel giro di 6-7 mesi saremo un paese terribilmente egoista e permettetemi di dire terribilmente liberista, per l'accezione più negativa del termine. Oltre a non doverci arrendere alla storia, non dobbiamo nemmeno, per le cose buone, andarvi contro. Perché stiamo uscendo forse a livello di società civile, non parlo a livello di società politica che noi è ferma a un disgustoso machismo da anni 50, purtroppo, e ci rendiamo conto che ci stiamo sempre perdendo. Non dobbiamo andare contro quella che è una riscoperta, io penso che sia una riscoperta del bene che c'è, che può portare alla società il non creare dei limiti dal punto di vista dell'amore. Non mi viene altro modo di dirlo. Cioè del dare la possibilità a chiunque voglia creare una cellula, una famiglia, di poterlo fare. Hai citato Sandro prima Rosi Bindi nel 2007 a noi ha detto che dare un fitare, un verbo orrido, dare un fitare a un figlio dove si cresce, dare un figlio a una coppia che vuol dire far nascere in protetta dei disadattati o degli orfani, è osceno, è devastante, e devo dire che mi fa schifo quanto quello che ha detto Fini più o meno in quel periodo, perché noi siamo convinti di avere finalmente in Italia una destra nuova, un germe di destra nuova, un germe di destra che vuole dare i diritti agli omosessuali, i diritti ai nuovi italiani, però anche forse alla luce della rabbia che è nata tra di noi dopo quello che è successo a Bacchiglia a Cagliari, se uno nasce fascista non so se in così poco tempo riesce a cambiare idea rispetto ai diritti. E al contempo non voglio rompere totalmente rispetto al nostro partito, perché io penso che solo il PD, solo un PD che cresca, potrà dare all'Italia una giusta legislazione sul tema dei diritti civili e sul tema degli omosessuali, perché parlare di diritti vuol dire parlarne in maniera non ideologica, spesso e volentieri vuol dire parlarne anche in maniera pragmatica, riconoscere quali sono i limiti anche psicologici del nostro paese. E il nostro partito, io credo, abbia una terribile, oscena paura. Terribile paura data dal fatto che noi, mi ci metto anch'io, tutti noi del PD, a livelli altissimi come a livelli territoriali, ce la giochiamo a non voler sembrare né troppo socialdemocratici né troppo popolari, quando in realtà dovremmo pensare solo, se vogliamo creare qualcosa di nuovo, ad essere riformisti. Dobbiamo smetterla, smettiamola di parlare di collocazione internazionale, se vogliamo creare qualcosa di nuovo dobbiamo iniziare a crearlo da dentro il PD, perché è troppo facile immobilizzarci a vicenda, perché questo partito ha varie anime, immobilizzarci e creare quella situazione di stallo di cui parlava Sandro. Essere riformisti vuol dire riconoscere il bene che ci sono anche, il bene che può esserci anche nelle altre legislazioni mondiali. Siamo un partito che ha voluto abbandonare certi schemi? Bene. Siamo un partito che vuole sembrare magari a volte molto americano? Bene. Prendiamo quello di buono che c'è da certe parti del Partito Democratico americano. Prendiamo quello che c'è di buono dagli altri riformismi europei e mettiamolo in pratica. Io vi faccio un esempio. Un esempio che è accaduto, un'esperienza che ho avuto proprio l'altra mattina, durante la manifestazione del 25 aprile,
una coppia etero che si è dovuta sposare per poter adottare due bambini che vivevano in Liguria, in Sud America, in Colombia, però sono andati a prenderli e io le ho chiesto, si chiama Angelo. Angelo, quando è che mi ha a ritirarti in sé della tua tessera del PD? Perché lui non è stato al PD. E lui mi ha detto, guarda, dico, verrò sicuramente quando il nostro partito manderà un po' a quel paese, uso questi termini per ovvi motivi, il Vaticano, e deciderà di essere un partito che decide con la propria testa rispetto anche ai veri diritti delle persone. È un partito, il nostro, che sembra aspiri a un decisionismo economico devastante, però è un partito che non ce la fa ad andare avanti rispetto a una società civile, una società normale. È un partito che usa gli slogan anti-berlusconiani, dice che appunto i diritti delle donne vanno rispettati, che è giusto stare in una società moderna, però io non vedo nulla di tutto ciò dal punto di vista della legge, dal punto di vista di una regolamentazione di realtà, che altrimenti non possono continuare a sussistere. Io sono figlio di una coppia di fatto, anche se etero, se mia madre dovesse stare male, solo io posso decidere, mio padre non esiste per lo Stato italiano, come mia madre non esiste per mio padre. La vivo sulla mia pelle ogni giorno questa situazione. Ed è veramente... siamo schizofrenici, non so come spiegarmi altrimenti una società che voglia prosperire solo dal punto di vista economico. E in questa situazione, al di là delle persone onorevoli, non per il titolo che viene loro attribuito, ma perché ci si impegna, ritengo che mi fido di più degli organi territoriali del Partito Democratico e dei Giovani Democratici. Perché grazie a queste attività si tiene alta la fiammella, e perché solo grazie a queste attività possiamo continuare a problematizzare, perché quando usciremo da questa situazione economica, io non credo che riusciremo se non cambiamo modello di sviluppo, ma quando riusciremo, se noi dovessimo smettere di parlare proprio ora di diritti degli omosessuali, ci guarderemo indietro e vedremo il deserto. Un deserto sociale, un deserto di egoismo sociale e un deserto di razzismo verso i propri connazionali. Non siamo solo razzisti verso gli immigrati e anche rispetto all'Italia, sono anch'io, forse il PD avrebbe potuto fare un po' di più senza demandare troppo ad altre situazioni del centro-sinistra. Quindi, niente, io ho voluto dare questa testimonianza e ringraziare il nome del provinciale dei GD, perché questo è un argomento che ci sta enormemente a cuore, tant'è che ne colgo l'occasione per invitarvi il 18 maggio, noi il 18 maggio abbiamo in mente una manifestazione che tratti proprio di omofobia, per tenere alto il livello di guardia rispetto all'abbruttimento che una società già molto indietro, come quella italiana, sta rischiando terribilmente, perché ha parlato troppo di soldi, a parlare troppo del fatto che non si può perdere tempo a parlare di diritti, a discutere di diritti, a legiferare sui diritti, perché è troppo facile fare solo retorica. La società tra un anno e mezzo o due si ritroverà sicuramente più povera. E la mia paura, la paura vera, è che, questo è il mio pensiero, molto probabilmente buona parte del PD non sarebbe d'accordo, che a voler inseguire esageratamente non un voto cattolico, ma un mondo cattolico che forse più che voti agganci anche all'interno del partito, noi rischieremo di banalizzarci e di continuare a incancrenirci su una situazione di nulla di fatto.